Sanità. Mario Iervolino è il nuovo direttore sanitario dell'ASL Napoli 2 Nord. Antonio D'Amore passa alla direzione dell'ospedale Cardarelli. Truffe agli anziani. Gli agenti del vicequestore Ciro Re fermano 4 truffatori. Il commissario Legnini inaugura i nuovi uffici della sede commissariale di Ischia, Giacomo Pascale. Un fatto simbolico che testimonia la vicinanza del governo e della struttura commissariale. Il presidente ANCIM Francesco Del Deo alla Camera dei Deputati. Noi sindaci delle isole minori ci troviamo ad affrontare situazioni a cui non riusciamo a dare risposte concrete. Ischia, Raffaella Migliaccio è la più giovane eletta in consiglio comunale. L'impegno politico al centro della storia della mia famiglia. Il mio programma sarà incentrato sul benessere di tutti i cittadini. Calise Eventi Estate 2022, Domenico Raccioppoli. Il nostro obiettivo? Offrire ai tanti ospiti della nostra isola un turismo di qualità. Continua il successo della canzone Forio, Pierpaolo Aiello, un flash mob per coinvolgere tutti i foriani. In cantiere, una nuova canzone sull'isola di Ischia. Buonasera e ben ritrovati con il TG News di Nuvola TV. Apriamo il nostro telegiornale con due notizie di cronaca. La prima riguarda la sanità. Nella seduta di oggi della Giunta regionale, il governatore Vincenzo De Luca ha comunicato le nomine dei 13 direttori generali di ASL, aziende ospedaliere e policlinici, che entreranno in carica alla scadenza prevista dai contratti già in essere. L'ASL Napoli 2 Nord è stata affidata al dottor Mario Iervolino, che fino ad oggi ha diretto l'ASL di Salerno. Il dottor Iervolino prende il posto del dottore Antonio D'Amore, che passa alla direzione dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Sulla nostra isola non si fermano le truffe agli anziani. Questo pomeriggio gli agenti guidati dal vicequestore Ciro Re hanno colto in flagranza di reato un giovane napoletano intento a truffare un anziano del posto. Nelle ore successive, grazie alle informazioni ottenute, sono stati acciuffati altri 3 truffatori che in questi giorni, fingendosi i nipoti delle vittime, già avevano estorto del denaro a parecchi anziani. Passiamo all'ampia pagina dedicata alla politica. Lunedì mattina, presso il Palazzo Reale di Ischia, sono stati inaugurati i nuovi uffici della struttura commissariale di Ischia alla presenza del commissario straordinario di governo per la ricostruzione post-sisma a Ischia, Giovanni Legnini, del generale di corpo d'armata Rosario Castellano, del vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavitacola, dei sindaci di Ischia e di Barano in rappresentanza della città metropolitana e dei rappresentanti delle forze dell'ordine e dei sindaci di Forio, Casamicciola e Laccameno, comuni interessati dal terremoto del 2017. Ed è proprio con il sindaco di Laccameno, Giacomo Pascale, che abbiamo parlato di questo argomento, di tutte le novità che riguardano la ricostruzione post-sisma. L'intervista. L'apertura degli uffici a Ischia è un fatto più che simbolico. Questo testimonia la vicinanza del governo e della struttura commissariale deputata alla ricostruzione vicina al cittadino, nel senso che oggi un terremotato di Laccameno, Casamicciola, Forio può rivolgersi direttamente ai tecnici della struttura o anche ai tecnici del comune o anche insieme se vuole, quindi c'è un punto di riferimento sull'isola, quindi questo è molto importante. Chiaramente questo è l'aspetto più pratico funzionale, ma quello che è fondamentale è che anche voi stampa dovete poi dare una mano per informare correttamente i nostri terremotati e che noi siamo pronti alla ricostruzione, ma che la ricostruzione non la fa sicuramente né Legnini né il sindaco, la ricostruzione la fa il cittadino col proprio tecnico. E quello che doveva fare il governo, quello che doveva fare Legnini e mettere in campo i presupposti affinché ciò avvenga. E tutto questo è stato riportato puntualmente in questa ultima ordinanza che di fatto raccoglie tutte le criticità che noi avevamo evidenziato in questo periodo. Io ho avuto modo già pubblicamente di ringraziare il commissario Legnini per la metodologia di lavoro, per aver voluto un coinvolgimento dal basso, per aver aspettato magari pure qualche settimana in più, ma poi partorito un documento che ha tenuto conto di quelle che sono le nostre esigenze, di quelle che sono i reali bisogni, le aspettative, dove di superare i problemi, di superare gli scogli su cui ci eravamo arenati.
Penso, per esempio, le faccio qualche esempio pratico. Oggi questa ordinanza prevede un acconto del 50% per i tecnici progettisti incaricati, e questo è importante, perché era difficile per un cittadino commissionare un progetto e magari dopo aver subito il terremoto non hai soldi per pagare il tecnico. Oppure, per esempio, un acconto alle imprese nella misura del 30%, tenga conto che qui sull'isola tutti sappiamo che le imprese sono piccole o piccolissime, quindi senza un acconto era difficile immaginare l'avvio, l'inizio dei lavori. C'è, per esempio, si è sciolto, per esempio, questo dubbio abnorme dell'applicabilità del terzo condono, che la sovrintendenza non vedeva di buon occhio e che, per il quale aveva chiesto un atto di interpretazione autentica presso il Ministero dei Beni Culturali. Oggi il Ministero si è espresso e quindi praticamente convalida in buona sostanza quella che era l'applicabilità dell'articolo 25 della legge 130, che tanto è stato, diciamo, discusso, che tanto è stato, che ha rappresentato anche, diciamo, un momento negativo per Ischia. Ricordiamo tutti che grazie a questa norma Ischia fu messa in un tritacarne mediatico senza precedenti. Dopodiché ci sta la possibilità di andare a rivedere il livello di danno, ci sta la possibilità di accelerare per le opere pubbliche con ordinanze ad hoc in deroga, ci sta la possibilità di poter accelerare con la Regione Campania, come ha promesso il Vicepresidente Onorevole Bonavitacola in occasione della sua venuta a Ischia, il piano di ricostruzione. Queste sono tutte quelle cose e quei problemi che noi avevamo evidenziato e che questa ordinanza, in effetti, con questa ordinanza si fa chiarezza e si procede. In buona sostanza si va verso lo snellimento delle procedure che era stato annunciato, e quindi non ci sono alibi. Oggi bisogna solo capire e dire a chiare lettere al cittadino: ma tu vuoi ricostruire veramente oppure no? Perché non ci sono più alibi, ci sono gli uffici preposti, ci sta l'ordinanza che va verso lo snellimento delle procedure, ci sta l'interpretazione sul condono, ci sono gli acconti, ci sono le risorse. Altra cosa importante, dobbiamo accelerare per compilare delle schede affinché la struttura commissariale possa dire al governo qual è il nostro fabbisogno sotto il piano strettamente finanziario. Vede, noi abbiamo una situazione anche paradossale. Per tanti anni come sindaco mi sono sentito dire: sindaco, ma le risorse ci sono. E io dicevo: le risorse ci sono, ma non ci sono le norme per spenderle. Oggi ci sono le norme per spenderle, ma bisogna chiaramente inventariare il danno in termini economici, perché dobbiamo mettere il commissario Legnini nella condizione di andare a Roma già da settembre e poter prevedere nella legge di stabilità le risorse necessarie per la ricostruzione di Ischia. Noi siamo l'unico terremoto che ad oggi non ha una stima economica. Dobbiamo in buona sostanza capire quanto costa il nostro terremoto ed essere fiduciosi. Oggi abbiamo le norme, quindi si può partire, si può spendere, si può progettare dappertutto, è stato detto a chiare lettere, ci stanno gli uffici dei comuni che sono preparati e pronti ad accogliere le istanze, c'è l'intesa istituzionale con la sovrintendenza. Cosa importante, fondamentale, che la disamina delle pratiche viene eseguita insieme, cioè il cittadino presenta la stessa pratica per il condono e contestualmente per il ristoro economico per la ricostruzione. Il tutto si svolge in una conferenza di servizi, quindi con una procedura molto accelerata. C'è una prima conferenza, una pre-conferenza di servizi, che poi è normata, diciamo, che è all'interno dell'ordito normativo vigente, che consente una prevalutazione. Poi c'è la seconda conferenza di servizi che praticamente approva il progetto. Il tutto avviene in appena 90 giorni, quindi questo significa che effettivamente oggi un cittadino che non si attiva per ricostruire la propria abitazione evidentemente non è interessato a farlo. Oggi pomeriggio il sindaco di Forio e presidente ANCIM Francesco Del Deo è riuscito presso la Camera dei Deputati a far sentire la voce di Ischia e delle isole minori. Durante l'incontro Del Deo ha avuto modo di delineare le peculiarità, i disagi e le esigenze dei territori insulari, catturando l'attenzione dei presenti. I cittadini delle isole minori vivono una quotidianità totalmente differente rispetto agli abitanti della terraferma, tant'è che spesso noi sindaci davvero non riusciamo a dare una risposta concreta a chi lamenta la carenza di servizi e sconta problematiche pesanti per il sol fatto di essere nati su un'isola. Questo è quanto ha dichiarato il sindaco Del Deo. Ascoltiamo l'intervento di questo pomeriggio. Io sono presidente dell'ANCIM, sono 87 isole, 35 comuni, 240.000 abitanti. Naturalmente i cittadini delle isole minori vivono una quotidianità completamente diversa rispetto al cittadino della terraferma, e come sindaci ci troviamo spesso
ad affrontare delle situazioni dove non riusciamo a dare risposte, non possiamo dare risposte, proprio per la mancanza di servizi. Basta dire, che abbiamo 4 minuti, basta dire le problematiche, le più elementari, quelle che si fondano su 4 pilastri di una società civile, che sono trasporti, scuola, sanità e giustizia. Faccio l'esempio dei trasporti. Io vivo a Roma, ho la famiglia a Roma, sono iscritto alla DOP da tante generazioni, ma vedo proprio le difficoltà, perché è bello dire Francesco vedo te che vivi a Ischia, ma vedo te se vivi a Ischia per una settimana, 15 giorni, per un mese e poi stai in vacanza, ma nel momento in cui vivi a Ischia come residente hai tutti i problemi della insularità. Piccoli esempi sui trasporti: quando un treno ritarda di un quarto d'ora, il cittadino della terraferma arriva un quarto d'ora dopo a casa, il cittadino delle isole minori arriverà 2 ore, 3 ore perché deve trovare la coincidenza, se l'ultimo traghettaggio addirittura rimane a Napoli, quindi con dei costi e con dei disagi notevoli. Basta dire che noi per fare 35 km pari a 18 miglia da residenti spendiamo 5,80 fino a 8,10 quando tu su terraferma, su pullman, su ferro con 1,50 fai lo stesso trasporto. Per parlare poi della scuola, nel momento in cui si vuole mandare qualche figlio all'università, e io so che cosa significa perché i miei figli andavano a Roma, la mattina finito il liceo andavano all'università e ritornavano a casa. A Ischia bisogna, chi sta sulle isole, vi dico sempre Ischia purtroppo, chi sta sulle isole minori, il presidente delle isole minori, ha tutte queste difficoltà, dico come costi, perché a un figlio per mandarlo all'università bisognerà pagargli il viaggio, bisognerà pagargli da mangiare, bisognerà trovargli un posto letto, e sappiamo quale speculazione c'è su un posto letto. Quindi far laureare un figlio sulle isole minori costa 100 volte più ad una famiglia rispetto a una famiglia della terraferma. Quanto riguarda la sanità, noi ci troviamo dove in terraferma tu ogni 10 minuti c'è un ospedale, se vieni dall'interno della terraferma al massimo in un'ora riesci a raggiungere una struttura di un ospedaliera. Noi già su 87 isole abbiamo soltanto 4 isole con dei piccoli presidi ospedalieri. E Ischia dobbiamo ringraziare Rizzoli che ce ne ha regalato uno, altrimenti nemmeno quello. Non voglio immaginare che cos'è Alicudi e Filicudi. Per fare un esempio, l'isola del Giglio, il medico di base va appena 2 volte a settimana per 3 ore, a Ventotene ci va una sola volta a settimana per 4 ore. Cioè i cittadini delle isole minori veramente stanno nelle mani di Dio. E quando si parla per esempio di quello che avviene sulla terraferma, a chi viene un ictus, un aneurisma, se riesce a raggiungere una stroke unit, entro un'ora ricomincia la stessa vita di prima. Invece quando succede qualcosa del genere sulle isole minori, proprio questi sono problemi forti per noi. Quando succede una cosa del genere, 9 su 10 muoiono o rimangono diversamente validi. Allora io mi chiedo proprio l'intervento del governo, perché quanto viene a costare in termini sociali ed economici a una famiglia avere un soggetto come questo in casa? Quanto costa pure sul sistema sanitario? Perché poi bisognerà pagargli la pensione, bisognerà pagargli l'accompagnamento, tutto questo. Quindi è un fatto che va a concatenarsi proprio con il sistema Italia. Stiamo facendo una battaglia in questi giorni, anzi io chiedo proprio l'aiuto anche dell'onorevole Frate per quanto riguarda le 4 strutture, i 4 tribunali, i 3 tribunali, l'Isola d'Elba, Ischia e Lipari, che stiamo facendo una forte battaglia quando abbiamo visto che in Abruzzo con un parlamentare, faccio il nome, D'Alfonso, che sta alla presidenza del Consiglio, è riuscito a prorogare 4 tribunali in Abruzzo che distano 10 km uno dall'altro, mentre sulle isole vogliono assolutamente dunque chiudere queste strutture. Ci sono tante persone diversamente valide che per raggiungere la terraferma veramente hanno delle grosse difficoltà. Mentre per i paesi come la Grecia, la Spagna, i paesi scandinavi, le isole minori sono delle ricchezze economiche, sociali, culturali, storiche, l'Italia legifera sempre per il paese Italia, dimenticandosi che ha una ricchezza che si chiamano isole minori. Devo ringraziare, comunque ho l'occasione per ringraziare l'onorevole Carfagna, perché siamo riusciti come ANCIM a far istituire la 73esima area. Oggi l'onorevole Frate le chiedo di poter fare un'azione forte, perché siamo riusciti pure con l'articolo 119 della Costituzione, che deve andare in ultima lettura, per avere il riconoscimento come isole minori di zone diverse, disagiate, con peculiarità ed esigenze diverse dalla terraferma. Grazie davvero di cuore Sindaco, e mi sono ripromessa che noi faremo un'iniziativa molto più articolata, insomma, questo è uno strumento.
strumento per partire. Ringrazio davvero per il contributo e assolutamente l'impegno che hai preso. È la più giovane tra i membri del Consiglio Comunale di Ischia e ha già le idee ben chiare. Raffaella Migliaccio è stata eletta dagli ischitani alla sua prima candidatura. La politica fa parte della storia della mia famiglia. Mio nonno Raffaele, che purtroppo non ho conosciuto, faceva politica, così come mio padre Pasquale, che quest'anno ha deciso di passarmi il testimone. Questo è quanto ha dichiarato Raffaella Migliaccio. La mia attenzione è rivolta all'ambito sociale e al benessere di tutti i cittadini, soprattutto i soggetti fragili e deboli che non trovano una collocazione all'interno della società, ha aggiunto la Migliaccio. Sentiamo. Raffaella Migliaccio, la più giovane eletta in Consiglio Comunale. Un bel traguardo, soprattutto perché alla prima candidatura. È vero, infatti colgo l'occasione per ringraziare le tantissime persone che mi hanno dato fiducia supportandomi in questa mia nuova esperienza. Questo traguardo per me rappresenta di sicuro non un punto di arrivo, bensì un punto di inizio di un percorso, mi auguro, lungo, in cui non mancherà il massimo impegno e il cuore. L'impegno politico della mia famiglia è cominciato già tanti anni fa con mio nonno Raffaele, conosciuto da tutti come il Cavaliere, che purtroppo è scomparso troppo presto e non ho avuto il piacere di conoscerlo. Poi è proseguito con mio padre, che generosamente ha passato il testimone ai giovani, e adesso ci sono io, che quindi posso dire di non essere una neofita della politica, perché in casa mia si è sempre respirata un'aria politica. E, indubbiamente le mie origini hanno contribuito al risultato favorevole, però anche il mio carattere, la mia determinazione, la mia sensibilità verso gli altri sicuramente avranno inciso. Poi, come si suol dire, il frutto non cade mai lontano dal suo albero. Allora, la mia attenzione è soprattutto e non solo rivolta all'ambito sociale e al benessere dei cittadini, in particolare di tutti quei cittadini fragili, deboli, che non trovano una collocazione nella nostra società, che purtroppo è troppo esigente ed intransigente. Io credo fortemente in una politica che sia al fianco dei suoi cittadini e guardi al loro benessere, prima di tutto. E io nella vita mi occupo di prevenzione, riabilitazione, abilitazione di bambini con disturbi neuromotori, neuropsicologici, tant'è vero che sono una neuropsicomotricista dell'età evolutiva. Quotidianamente, interfacciandomi con le famiglie dei miei bambini, colgo speranze, necessità di essere aiutati, ascoltati, supportati e paure per il futuro. Quindi vorrei innanzitutto sensibilizzare le istituzioni verso nuovi progetti, iniziative atte a favorire non soltanto un maggiore supporto socio-economico, ma anche l'effettiva integrazione di questi bambini, futuri ragazzi, nel nostro tessuto sociale. Mi piacerebbe poi in futuro sostenere dei progetti volti alla realizzazione di centri per l'accoglienza di questi ragazzi con disabilità adulti, quando magari i loro genitori non avranno la possibilità di accudirli. Un altro tema a me molto caro sono i giovani. E mi piacerebbe coinvolgere maggiormente i giovani nella politica, mi farebbe piacere se loro si avvicinassero, si interessassero e non vedessero la politica come qualcosa di distante, lontano, vecchio, qualcosa soltanto legato agli adulti, perché credo che partecipare alla politica significhi migliorare il futuro non soltanto di noi stessi, ma anche del nostro paese e delle generazioni future. Così come mi piacerebbe incentivare il lavoro per i giovani, evitando così che queste risorse preziose debbano lasciare la nostra bellissima isola che ha tanto da offrire. Ovviamente le idee ci sono tante, ma sono idee personali che poi andranno ad interfacciarsi, ad integrarsi con quelle dei miei colleghi. E ciò che è certo è che noi lavoreremo per migliorare sempre di più il nostro bellissimo comune, e ciò che posso dire è che il mio pensare, il mio agire sarà sempre guidato da valori cristiani, morali e democratici, che sono i valori con cui sono stata educata.
Apriamo la pagina dedicata all'attualità. Sabato mattina, al termine della conferenza di presentazione del calendario di Calise Eventi Estate 2022, abbiamo intervistato il proprietario del Calise Espresso, Domenico Raccioppoli. Abbiamo creato questo calendario per offrire un turismo di qualità ai turisti che vengono sulla nostra isola, ha dichiarato Raccioppoli, anticipandoci anche l'apertura del Mares, il nuovo ristorante di Piazza degli Eroi. Sentiamo. Domenico Raccioppoli, questa mattina è stato presentato a Ischia il cartellone di eventi del Calise per l'estate 2022, una sfida che parte dal Calise, ma che diciamo vuole estendersi a tutti gli imprenditori dell'isola per poter creare un turismo di qualità e realizzare una stagione turistica che può anche prendere tutto l'anno. Sì, come ho anticipato anche l'anno scorso, abbiamo fatto questo calendario di eventi proprio per rivolgerci anche a un turismo di qualità. Ci saranno degli eventi molto belli, artisti molto preparati. Faccio un esempio: stasera ci sarà una band, più che altro un gruppo, Santi e Briganti, capeggiati dal grande maestro Verdoliva, dove lì si coinvolge tutto il pubblico e noi abbiamo coinvolto, grazie al nostro direttore artistico che è Alec Saratro, come dire un artigiano di Napoli che ci ha costruito dei vecchi strumenti, no? Attrezzi musicali, come li vogliamo chiamare, come trick-a-ballac, eccetera, eccetera. Con questo coinvolgiamo il pubblico e creiamo un luogo di aggregazione, un luogo di divertimento dove la gente deve venire a passare 2 ore per distrarsi dopo una settimana di duro lavoro. Non solo musica, ma anche ristorazione. Infatti, si è parlato dell'apertura di un nuovo ristorante proprio qui a Piazza degli Eroi. Sì, ci sarà l'apertura del Mares, sarà un ristorante di alta qualità con tutte le terrazze, come dire, ristrutturate, ripavimentate, con banco sushi, come dire, molto bello, nell'attesa di trovare, come dire, il tavolo. Ci sarà questa offerta, un buon bicchiere di champagne, un qualcosa di diverso, diciamo, dai soliti format. For Io, la hit scritta e cantata da Pierpaolo Aiello, alias Otto, continua a cavalcare l'onda del successo. Lunedì pomeriggio è stato girato un flash mob sulle note di questa canzone, coinvolgendo tanti foriani giunti sul Piazzale del Soccorso, luogo simbolo di For Io, per cantare a squarciagola Ye Song Furina. È stato veramente emozionante vedere tutte quelle persone cantare la mia canzone, ha dichiarato il giovane cantautore, che ha voluto lasciarci un'esclusiva, anticipandoci anche quali saranno i suoi prossimi progetti. L'intervista. Pierpaolo Aiello, continua il successo della tua canzone For Io. Ieri sul Piazzale del Soccorso è stato girato un flash mob proprio sulle note della tua canzone. Da dove parte quest'idea? Guarda, veramente, cioè, diciamo che è stata più una richiesta indiretta da parte delle persone, perché poi mi dicevano sempre: hai fatto un video sulla canzone For Io e non ci hai invitato a partecipare. Allora abbiamo pensato di fare un flash mob in modo che chiunque avesse voglia di partecipare poteva farlo tranquillamente. Ti aspettavi tutto questo successo per la tua canzone? In realtà, guarda, la verità, cioè, no, perché io ho scritto questa canzone. L'ho scritta così, diciamo, in maniera un po' semplice, perché volevo fare una canzone divertente, una canzone goliardica, dedicandola al mio paese. E probabilmente ho colpito le note giuste, le persone è piaciuto e questo mi fa molto piacere. E ci sono novità in cantiere, altri video, altre canzoni? In realtà sì, ci sono 2 canzoni che sono quasi pronte, una diciamo dedicata sempre a Ischia e alcune tradizioni della nostra isola e un'altra invece proprio specifica per i ragazzi, per i giovani. Ti posso dare anche una piccola anteprima, ti posso dire che il video che abbiamo girato, questo flash mob, uscirà sui canali YouTube, Instagram, Facebook e tutti gli altri domenica mattina alle ore 11. Prima di salutarci, diamo uno sguardo alle previsioni meteo.
Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì, che vedrà una nuova rimonta dell'alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi in tutto il paese non solo sole protagonista, ma anche temperature in ulteriore aumento, ci sarà davvero da sudare, si aggrava anche il problema della siccità. Controlliamo la nuvolosità attesa sul nostro paese, passano delle velature, ma in realtà nubi di poco conto, non portano precipitazioni, si limitano a offuscare un pochettino il sole di tanto in tanto. E anche con le precipitazioni praticamente nulla da segnalare, un minimo di instabilità a ridosso delle zone montuose del Norma, con pochi effetti. Quindi in definitiva, giovedì da piena estate sì, ma anche giovedì bollente in tutta Italia, temperature oltre i 35 gradi all'ombra, figuratevi voi al sole, aumenta anche l'umidità, quindi caldo piuttosto pesante e afoso. Per il resto, gran sole, giusto un po' di variabilità sulle Alpi. Per tutta Italia e comunque sulle vostre località, e sapere quanto caldo farà, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo. Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.